Sei pronto? Gentili telespettatori dei protagonisti, siamo in compagnia di un binomio artistico dall'atmosfera musicale sognante, dalle forti vibrazioni dietro degli arrangiamenti appunto soavi, con una estensione vocale che è una vera e propria fusion di contaminazioni. Sto parlando del chitarrista, compositore, arrangiatore Gianni Guaracino. Ciao e benvenuto. Ciao. Del cantante, musicista dal timbro graffiante, versatile, esteso. Lui è Leo D'Angelo. Ciao e benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto parafrasiamo il titolo, ovviamente, questo vostro nuovo progetto, che è Alma, l'anima, no? L'anima a cospetto del vostro viaggio interiore, di quali ingredienti si nutre? Ma sai, l'anima contiene tante cose, per cui tutto quello che noi abbiamo incontrato in questi anni, quindi le collaborazioni con i personaggi, le collaborazioni che ci hanno portato ad affrontare vari generi musicali, quindi con Pino, con Edoardo, con altri pure, per cui sai, questo contenuto, quest'alma che poi alla fine contiene la voglia di suonare, la voglia di confrontarci con la musica del mondo, non solo con la nostra, la grande melodia nostra, ma anche con il blues, con il jazz, con il flamenco, con la musica del mondo, ecco, con la musica del mondo. Leo, quando canti, le emozioni che sprigiona il tuo ego artistico, soprattutto puoi veicolarlo al pubblico, alla platea che ti guarda, no? Mi racconti un po' le tue vibrazioni in quel momento? Vabbè, raccontarle sarebbe come raccontare un qualcosa che non puoi vedere, è difficile da poter esprimere queste sensazioni. Certamente io, questa è una cosa che tengo sempre a dire, io canto perché amo cantare, quella è la prima cosa, canto intanto per me stesso, per star bene con il mio io e cercare di veramente veicolare queste mie emozioni e queste mie sensazioni alle persone. Spero di riuscirci. Senti Gianni, a proposito, ecco, di trasmettere, un influencer che ha contaminato dietro la sua napoletanità, no? Negli ultimi 30 anni, tant'è che è stato anche fautore di un movimento Neapolitan Power, no? Come dire, anche qui un'ulteriore gratifica, no? A quello che è stato il tuo operato emotivo, artistico, anche spirituale. Ma io sai, negli anni spero, credo di essere cresciuto, no? Quindi, come dire, dal puro piacere di tenere una chitarra in mano, a poca volta ti rendi conto che comunque questa chitarra comincia a rappresentare delle cose, e col tempo, come dici giustamente tu, insomma, io mi sono reso conto di avere anche influenzato altri musicisti napoletani, soprattutto giovani che a volte incontro, il fatto di essere stato uno di quelli che ha sempre amato mischiare i generi, quindi io mi sono ritrovato, grazie al mio amore per il flamenco, a collaborare con Paco De Rusia, grazie al mio amore per l'America, a collaborare con Frank Gambale, con Richie Evans, no? Per cui, come dire, sì, questo viaggio, come dire, la musica è un viaggio davvero, la musica è come un... E se tu ci pensi, è lo strumento più potente che abbiamo di aggregazione, di comunicazione in assoluto. Assolutamente. E per noi napoletani sarebbe veramente il caso che soprattutto chi gestisce le cose della cultura si rendesse conto davvero una volta e per tutte che la musica a Napoli potrebbe essere un grande traino, capito? Per tirarsi dietro tutta la nostra storia e tutte le nostre potenzialità, o anche potenzialità espresse, la nostra bellezza, capacità di accogliere, di divertire, ecco, insomma. In questo volano culturale si fonde e si integra appunto il progetto Alma Partenopea, no? Come dire, poi rinverdire i fasti delle nostre tradizioni, la musicalità dei due sommi poeti come Daniele e De Crescenzo, no? Veicolare dietro ovviamente la vostra originalità, che ricordiamo non sono delle cover, ma dietro gli arrangiamenti e le vostre interpretazioni è tutto dire, no? Sì, proprio perché usare la parola cover è sbagliato in questo caso, proprio perché intanto io e Gianni abbiamo collaborato con queste persone e le abbiamo vissute anche nel privato, siamo amici con queste persone, vabbè, purtroppo Pino non c'è più, ma anche per far rendere conto che la musica, questi due grandi come Pino Daniele e De Crescenzo, veramente è un seguito della nostra grande forza della musica classica napoletana. In America hanno, come diceva Gianni in qualche altra intervista, hanno gli standard americani, questi qua sono i nuovi standard napoletani che noi dovremmo seguire. La nuova generazione dovrebbe seguire veramente a pieno di partire da qua perché questa è la musica praticamente. Gianni, sai che ho notato quando vi vedo cantare insieme? Ecco, una sintonia sin dalla prima nota, una amalgama, come direbbero degli sportivi, no? Come dire, un ensemble di orchestralità, di musicalità, di vocalità pazzesco che ho visto in pochi artisti, devo dire. Grazie, questa cosa mi fa piacere che tu la dici, nel senso che questa cosa succede se tu ascolti
la persona che sta con te. Lei mi ascolta, io lo ascolto. Per cui questa sintonia è una cosa che si fa ogni volta, non è una cosa che la tieni una volta e ce l'hai per sempre, è una cosa che veramente ha a che fare con il rispetto, l'attenzione, il piacere di sentire l'altro che sta facendo. Beh, invece di te, dopo la parenza ovviamente sanremese, c'è stato un periodo, ecco forse perché ti conoscono in pochi, perché tu soprattutto tanta della tua vita artista l'hai vissuto anche all'estero, no? La tua esperienza negli States, no? Ecco, quanto ti ha formato, strutturato? Perché io ho visto anche con un chitarrista jazz, fusion, come Aldi Meola, no? Belle collaborazioni, secondo me ti hanno strutturato anche il tuo repertorio, no? Artistico. Ma intanto mi hanno strutturato come persona, come mentalità, perché ecco, a differenza, un esempio piccolo. Negli Stati Uniti un ragazzo di 15 anni ascolta la musica moderna, ma ascolta Frank Sinatra. Qua i ragazzi ascoltano la musica moderna, ma non sanno che è una serie Santa Chiara. E questo è tutto, detto tutto. Non va bene. It's not good. Anche perché poi 10 anni negli Stati Uniti, l'unica cosa che mi ha salvato è essere napoletano. Le nostre origini, ecco, sono sempre quelle che no, sono. Sono invidiate, la nostra napoletana è invidiata nel mondo. C'è gente che... Io non ricordo sempre un'esperienza che... Mi trovo in un posto, c'erano 4 ragazzi di colori che io quando li ho sentiti suonare ho detto ma io mi smetto perché erano paurosi. Questo quando mi ha sentito cantare in napoletano, ma quasi si metteva in ginocchio, cioè... Abbiamo da dare. Invece Gianni, senti, tante collaborazioni, tu ne hai menzionato qualcuna, ma anche Paco De Lucia, no? Alan Sorrenti, Gino Paoli, lo stesso Saldavinci, giusto per dirne qualcuno, quello che è il tuo background, no? Qui invece nel tuo registro stilistico, la tua cifra, chi è riuscito poi a contaminarsi, a fondersi un po' di più? Il tuo io parlo. Ma per me sicuramente è stata l'esperienza del flamenco e di Paco De Lucia. Cioè, per me Paco De Lucia veramente per degli anni è stato un faro, assolutamente. E grazie a Paco De Lucia io ho capito come noi napoletani siamo vicini, no, alla cultura spagnola. Quindi le cose spagnole le puoi far rientrare nelle nostre cose. Infatti la possibilità di poter usare questo linguaggio anche per quanto riguarda le nostre cose a me per esempio ha aiutato moltissimo a rileggere certe cose, capito, con la chitarra, che poi Paco veramente è stato un maestro per tanto. E poi ti è davvero un amico, un grandissimo amico, purtroppo non c'è più. Ricordiamo che questo progetto vostro di Alma c'è anche un vostro inedito, che qui abbiamo proprio di fronte il mare, no? Che valenza ha, insomma? Intanto l'ha scritto lui, Umar, no? Cioè il mare ti dice tutto, il mare è vita, il mare è espressione, il mare è contenitore, il mare è forza, è potenza, c'è tutto. Pensare a una vita, già renditi conto, un posto col mare è un posto dove non c'è il mare. Ci sono delle realtà totalmente diverse, c'è un sorriso, un pensiero diverso, perché è una grande energia. E infatti su questa parola energia, io mi devo ricollegare al fatto che tu hai detto prima, perché c'è questa grande sensazione in voi due. E questa è una cosa che tengo a precisare, perché intanto Gianni Guarecino, che per me è stato un onore, era un sogno suonare con lui, cantare con lui. Gianni non ha mai detto io sono. Gianni piglia la chitarra e suona. Punto. Non ha mai fatto prevalere il suo essere vicino a me, che nel mondo musicale è un'esperienza più sì, giovane, ha un'esperienza amplificata a 1000. E questa è la nostra forza, che c'è un grande rispetto e una grande stima tra di noi. Questo è l'alma. Mi permetto di dire anche la sua grandezza, che i grandi sono modesti, sono umili, sono anche dei modelli che sanno veicolare la loro arte, sanno essere anche sociali. E chiudiamo, ricordiamo che questo progetto ha anche una valenza sociale, oltre che culturale, quello di esportare appunto la tradizione campana, ho visto negli States, ma in Giappone, in Russia, no? Anche in Turchia, devo dire. E ricordiamo che non finisce qua appunto questo progetto. Io dico come dici tu, non finisce qua. Invece chiudiamo con te, ricordiamo che la maggior parte di questi brani che stanno all'interno sono proprio la vostra matrice, a uso e consumo proprio vostro, della vostra dimensione, ovviamente con un surplus, con un sentimento particolare che riuscite a donare ovviamente alla vostra emozione. Certo, perché intanto non si è mai pensato di poter scimmiottare né Pino né Edoardo, l'abbiamo fatto con le nostre vibrazioni, con grande piacere e con immenso orgoglio. E sperando che questo alle persone arrivi, perché per noi la musica, questa qua è l'arte, questa è la nostra arte e la dobbiamo portare avanti. Infatti soprattutto lezzate il pubblico divertendo, perché i primi siete voi, no? Perché trasmettendolo dentro di voi, ecco, poi l'hai veicolato col giusto timbro. La trasmissione, guarda un po' Gianni, si chiama I Protagonisti, e come potevano esserlo, visto un po' la tua epopea, salutandoli con la vostra nota, come li saluteresti guardando in camera? Ma cercate di essere felici e di condividere la musica sempre, ogni volta che potete, con gli altri, con le persone che amate. Che dirvi, cercate veramente di vivere con la musica, perché la musica ha un potere enorme ed è l'unico mezzo per poter trasmettere anche con chi parla una lingua diversa, ed è la nostra forza, specie per noi, il popolo napoletano. Grazie.
Alma Partenopea celebra il suo nuovo progetto, un'alleanza sociale, culturale. Abbiamo incontrato qui nel parterre l'attrice Cristina De Grosso. Ciao e benvenuta. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Riverdire i fasti, le nostre tradizioni, veicolare in giro per il mondo attraverso i loro massimi interpreti, quanto è fondamentale? Beh, portare la cultura, io credo, in giro per il mondo, la cultura, gli usi e i costumi, perché la musica interpreta più o meno questo, in tutto il mondo, soprattutto quella napoletana, e credo sia un messaggio importante e anche una grande sfida. Questa sera con gli Alma Partenopea, già li conosciamo, almeno io già so di che cosa si parla, posso garantire che loro hanno centrato in punto, hanno centrato in pieno il messaggio che vogliamo mandare con questo nuovo progetto, che è la napoletanità in giro per il mondo. Però attenzione, la napoletanità quella verace, la più bella, la più culturale, ecco, questo. Poi in Verdenti, fasti, due sommi poeti che sono De Crescenzo e compianto Pino Daniele, no? Che rappresentano un patrimonio immenso dell'internazionalità di questa città. Beh, sicuramente ascoltando sempre la voce del grande Pino, ancora adesso la voce del grande Edoardo De Crescenzo, ascoltiamo, ecco, appunto, la tradizione napoletana, e sono le cosiddette voci e la musica che non muore mai. E questo è quello che loro fanno. Continuano a lanciare il loro messaggio, il messaggio nelle loro canzoni, che loro denunciano anche questa Napoli un po' più trasandata, o magari mettono in risalto le grandi bellezze della nostra città. Proprio questa bellezza splende il proscenio che ci ospita, simbolo della tradizione culinaria e non gastronomica, sempre partenopea, nel mondo che si interessa, un secolo di storie e oltre, no? Come dire, l'eccellenza ce l'abbiamo, tutte apprezzarle, valorizzarle e non solo disprezzare o deprezzare il nostro patrimonio. Ecco, sto pensando, non so perché, ai roghi che ci sono stati fino alla settimana scorsa. Sì, diciamo, queste sono le cose che più feriscono al cuore di noi napoletani, quelli che veramente amano la città. E questa sera, come dicevi tu, siamo in una cornice fantastica che è la Zitresa, che da per sé è bella solo a guardarla, ma a mangiarsi. E questa sera ho saputo che c'è una novità. Questa sera la padrona di casa, Carmela Abate, ha deciso di chiamare un piatto tipico napoletano che non manca mai sulle tavole di nessun vero napoletano, un piatto, e lo chiamerà Alma Partenopea, proprio in occasione di questo progetto che è partito proprio qua, perché qui c'è stata anche la rassegna stampa della presentazione. La conferenza, e te voglio dire, appunto, Alma Anima, ma gli ingredienti della Del Grosso, di quali possono essere le dinamiche di cui si nutre la sua anima? Beh, la mia anima si nutre di arte, sicuramente, e la cosa principale, si nutre di teatro. Io amo moltissimo il teatro e amo tutto ciò che poi c'è intorno, il contorno, quindi tutto ciò che racchiude la storia dell'arte napoletana. Io mi nutro di questo, mi nutro di Napoli. Adesso vedi, Napoli si è accesa nei suoi colori, nelle sue commedie, no? Non solo più noir, i crime. Devi pensare solo mai come questo periodo, tra Giffoni, Rischia Global, i World Social, no? E il premio Charles Lumeau a Salerno, Napoli è l'epicentro dell'arte e della cultura oggi in Italia, ulteriore vanto, no, di chi siamo noi realmente. Sicuramente, adesso è venuto fuori tutto quello che i nostri antenati volevano portare fuori da un po' di tempo, come hanno fatto il grande Totò, Edoardo De Filippo, Gianni, ce ne sarebbe, potremmo stare qui fino a domani. La trasmissione dei protagonisti, è un tuo saluto anche estivo, frizzante, guardando i telecamere. Allora, io auguro agli Alma Partenopea di fare veramente una ricca estate di lavoro, che per noi artisti non è mai lavoro, perché chi ama il proprio lavoro non va mai a fatica, come si dice a Napoli. Quindi io gli auguro veramente tanti tanti progetti, oltre a questo, che questo sia il primo di una lunga serie, e io vi auguro a tutti una buona estate. Grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie. Ok? Alma Partenopea celebra un progetto sociale di valenza culturale. Ovviamente nel parterre non poteva mancare una delle nostre massime rappresentatività manageriali, oltre che industriali, a livello mondiale. Sto parlando del presidente della Carpisa, si chiama mai Lello Carrino. Ciao, innanzitutto, benvenuto. Ciao, sì, sicuramente, tu lo sai, io sono un napoletano doc, quindi quando ci sono dei napoletani, soprattutto nell'arte o nella moda, sono presente a queste manifestazioni, perché veramente loro lo meritano, hanno un buon curriculum e credo che insieme abbiano fatto veramente la cosa giusta. Poi in Verdi fasti le tradizioni di due sommi poeti, il compianto Pino Daniele e Edoardo De Crescenzo, ulteriore vanto, no? Del nostro patrimonio. Sì, appunto, lui è stato con Pino Daniele un grandissimo musicista, lui è un grandissimo cantante, credo che un'unione migliore non si poteva fare, quindi stasera ci allieeranno sicuramente con le loro musiche, le loro canzoni, e sono felice di presentarli ai miei amici stranieri, soprattutto loro israeliani, che amano Napoli, amano la cultura napoletana, la musica. Quindi sicuramente li ascolteranno con piacere e andranno a casa sicuramente un po' più motivati
che Napoli è veramente una città stupenda che merita la loro attenzione. Senti, sei sempre in continuo fermento, soprattutto di un progetto sportivo che vede coinvolto una star che ha calcato il San Paolo qua a Napoli. Sì, io sono presidente della squadra femminile, quest'anno siamo molto più ambiziosi perché ci siamo uniti a un altro grosso gruppo napoletano di calcio femminile, quindi partiremo sicuramente per un progetto ambizioso di ritornare in Serie A, e noi abbiamo trovato il mio carissimo amico Stefano Svok, che veramente credo ne capisce, ma soprattutto in un calcio malato lui forse è l'eccezione, una persona per bene che ama lo sport e quindi non ha voluto sapere del maschile ma si è buttata a capofitto in questo progetto al femminile. È un po' in linea e in sintonia con i tuoi ideali, no? Sei rimasta una persona umile, modesta, semplice di una volta, senza calcare l'onda dal punto di vista né emotivo e né soprattutto industriale, no? I tuoi valori umani ce l'hanno sempre. Sempre, l'umiltà di sapere che bisogna sempre lavorare giorno per giorno e poi dove c'è lo sport, dove c'è soprattutto gli ideali, i valori di una volta, io sarò sempre presente perché quello che conta nello sport è avere dei valori veri. Senti, so di un imminente party che andrai a celebrare il genetriaco, ovviamente non diciamo gli anni, e dove lì andrai a magnificare ulteriormente la tua aggregazione, la tua giovialità, no? Il tuo emblema, la tua caratteristica principe è quella di portare comunicazione, energia, vitalità a tutto il tessuto sociale e culturale campano. Andremo, perché verrebbe tu, quindi sicuramente sarà una festa tra tanti amici, e veramente sono contento dell'affetto manifestato, o devo dire a qualcuno di no perché siamo così tanti, meno male che l'Arenile ci ospiterà tantissime persone che verranno, e sarà una grandissima festa soprattutto in amicizia, dove avremo varie generazioni, soprattutto i miei amici, il mio lavoro e la mia famiglia, quello che mi hanno accompagnato in questi miei, lo dico, gli anni, perché fiero di avere i miei 60 anni. Perché adesso poi la famiglia, ognuno nella propria vita ha avuto un momento un po' buio, no? È importante perché sono quelli che ti stanno intorno e che veramente ti danno la forza poi per andare avanti e non lasciarti mai deprimere, no? È quello che si fa. No, ma la famiglia, soprattutto le nostre famiglie napoletane, credo anche quello ci distinguiamo rispetto agli altri, perché i valori familiari nessuno di noi li dimentica mai, anche il peggiore dei napoletani. Quello, siamo tutti un po' mammisti, sicuramente mammoni come li vogliamo chiamare, io mi reputo uno di quelli perché la mamma è sempre la mamma, e i fratelli, le sorelle, i figli sono l'essenza della vita, quello che ci spingono ogni giorno a lavorare meglio per migliorarci noi sia dal punto di vista lavorativo ma soprattutto affettivo, perché senza l'affetto e l'amore non si va avanti. E chiudiamo, questa tua giacca mi fa venire in mente i colori del mare che ci abbiamo qua, che sarà un loro inedito che canteranno Omar, e il Vesuvio, tanto bistrattato, noi che abbiamo queste eccellenze facciamo di tutto essere masochisti a bistrattarci, stesso quello che ci rende e ci magnifica in giro per il mondo. Vabbè, mare, musica, mandolini, sono quelli, il bel mare, la bella vita, la bella gente che stasera sta qui, siamo positivi, dimentichiamo il passato, andiamo avanti perché Napoli è una città eccezionale. Grazie, ti auguro una buona cena. Ciao caro. Ok, andiamo. Alma partenopea, un binomio artistico che celebra le tradizioni partenopee, non potevano scegliere che il simbolo per antonomasia della tradizione non gastronomica qui in Campania, ovviamente di Teresa. E abbiamo incontrato, guardate un po', l'executive chef Carmela Abate. Ciao innanzitutto. Ciao, come va? Tutto bene? Vederti mi dà sempre gioia e allegria. Sei contento quando vieni qua? Sono felice di vederti. Questo binomio, gusto, musica, arte, oramai hai creato un bel sodalizio. Abbiamo un evento nell'evento, l'arte con l'arte, abbiamo la gastronomia con la canzone, quella napoletana, quella bella, quella che ti entra nel cuore, che non si dimentica più, è rappresentata da due grandi artisti, Gianni Guarracino e Leo D'Angelo, che sono veramente il top, insomma, non potevamo scegliere di meglio per passare una serata in allegria con gli amici. Rievocando il sommo poeta, il compianto Pino Daniele, De Crescenzo, certo, no? Certo, ovviamente certo, con certo, riarrangiati. Soprattutto per Pino, che sicuramente ascolterà la sua musica in un posto più bello di adesso, ecco. Ti volevo dire, chiudiamo, il piatto dell'estate per antonomasia e soprattutto quello che non deve mai mancare chi viene a Teresa, chi deve assaggiare, chi viene dall'estero. Allora, chi viene dall'estero sicuramente lo spaghetto a vongole è il piatto quello più acclamato, più richiesto, ma poi ci stanno tante altre cose, tu sai che abbiamo dei pomodori eccezionali, quindi il pomodoro di Sorrento, la mozzarella, insomma il pesce che lo facciamo in tanti modi, i crudi di mare che sono quelli più gustosi, che amano tutti. Adesso proprio è andato via un tavolo di giapponesi che apprezzano moltissimo la nostra cucina e hanno detto, sai, una persona anziana poi tra di loro, ha detto buono, buonissimo, l'ha detto in un modo un poco, sai, così, ma l'abbiamo capito benissimo col sorriso sulle labbra, e per noi è soddisfacente quando vanno via con questo sorriso, con questa zitterezza, se la portano nel cuore. E infatti la passione, la tradizione, ma lo fai con l'amore, no? E i risultati poi si vedono, oltre ai nostri prodotti mediterranei. Certo, certo, bisogna comunque, ecco, essere sempre a passo con i tempi, non allontanarsi da quello che è la nostra tradizione, ma neanche, insomma, ma
appiattirsi troppo con la tradizione, bisogna stare un po' di qua e un po' di là, però sempre tenendo presente che la nostra cucina è semplice e di qualità soprattutto, ed è una cosa che ci invidiano in tutto il mondo. Quindi un invito a venire, chi ad agosto rimane in città, no, a venirti a trovare. Siamo aperti, siamo qui, siamo tutti per voi. Grazie. Ciao, ciao, grazie. Numerosi soprattutto in questa 5 giorni fa ero a Roma a sentire le 8-5 peppers, tutt'altra roba. Una grande bellezza, sintesi di varie forme di bellezza, di varie forme estetiche. Intanto partendo da questa location, no? Che è espressione non solo di napoletanità, ma di storia, cultura, tradizione, questo scenario incantevole di Santa Teresa che è il pezzo di una veranda. E quindi la sintesi di queste bellezze, di questi vari tipi di bellezze. Oppure faremo 4 chiacchiere con i nostri artisti. Signore e signori, per voi, Yamma Quartiere Opera! Grazie. Conoscerlo nel modo più veramente amichevole, nel vero senso della parola. E questo è uno di questi brani, non sono stati scelti così a caso, hanno una loro logica. Questo brano io lo voglio dedicare proprio a lui, è un brano che io dedico al mio amico Gianni, perché noi siamo, veramente Gianni abbiamo trovato un equilibrio emozionale, ecco, diciamo così, un equilibrio emozionale veramente unico. Gianni mi ha dato artisticamente. Io sto vicino a te, uscendo strilla a porta. Io sto vicino a te, fino a che non torna. Io sto vicino a te, che ho mune spur. Non c'è che sapere, che io non torna. Da sento sega e ci vedrò ogni volta e raggi morti chi e ci ammazzo tutte le orne vanno a me parla così questo si sa tra nuovi amori un uomo va ma prima o poi si fermerà. Sarà così anche per me se è il mio destino che tutto se ne va. Immaginare, ma questa poi è un'altra storia. Non nascondere il tuo viso, perché ho sempre siete ancora e vivrò. Tutto il giorno per vederti andarti fra ricordi questa strana pazzia e paradiso che non esiste chi vola un figlio non esiste. Tu dimmi quando ho bisogno di te ma meno no e dirti che ti amo. Tu dimmi quando lo sai che non siete ancora, non siete ancora. E vivrò, si vivrò tutto il giorno per vedere andarvi tra ricordi questa strada pazzia e paradiso. E forse esiste chi ora un Dio non esiste. Anche questa cosa, Polish, Gentili telespettatori dei protagonisti, siamo in compagnia di un cantautore, lui è Vincenzo Fusco, ciao e benvenuto. Grazie. E di Antonio Porici Porese, ciao e benvenuto anche a te. Buonasera a tutti.
Allora, questa sera si celebrano le tradizioni musicali partenopee, dietro questo progetto, questo tuo artistico di alma partenopea. Quanto è importante veicolare la nostra tradizione in giro per il mondo? Abbiamo un patrimonio immenso, in questo momento stanno musicando anche Pino Daniele e Edoardo De Crescenzo. Fondamentale anche per chi pratica e mastica musica come voi, per quanto siete giovani, valutare, rivalutare dietro anche i vostri testi quelli che sono stati i vostri precursori, no? Sì, è importantissimo anche perché la canzone napoletana, cioè diciamo che la canzone è nata proprio a Napoli, sin dagli albori, con anche i vari Pino Daniele, diciamo anche i vari scrittori che hanno contribuito a rendere sempre migliore la musica napoletana e portarla nel mondo, cioè in tutto il mondo, in tutti i continenti, soprattutto in America, dove conoscono benissimo la musica napoletana e sono veramente diciamo degli appassionati della musica napoletana. Noi diciamo vogliamo trasportare anche un messaggio di napoletanità nell'Italia e speriamo poi in futuro anche nel mondo. Vincenzo, allora, hai una vocazione da scrittura, quando arriva questa elaborazione dentro di te, no? Che passaggi fai? A cosa ti ispiri? Sono anche dei testi autobiografici tuoi? I miei sono prevalentemente testi autobiografici perché prima penso a qualcosa che mi è accaduto in particolare e poi cerco di tirarla fuori attraverso, a volte o prima la scrittura oppure la composizione, dipende da quello che mi ispira di più in quel momento. E quando io scrivo canzoni è come se in quel momento non fossi io, fossi un'altra persona. Per me questa cosa è importantissima perché mi tira fuori quello che ho dentro e mi fa anche, mi permette di scaricarmi finalmente in quel momento. E quindi è una passione che la mia è da quando sono nato, che pian piano si è sviluppata col tempo. Antonio, invece nel tuo caso, c'è questo nuovo primo singolo che già è partito sul canale YouTube, forse è un pezzo rap. Il rap come si è sviluppato oggi in seno alla nostra comunità occidentale? Se sei mentalizzata a recepire questo genere musicale? Diciamo, ultimamente si sta sviluppando molto il rap perché stanno emergendo molti cantanti che devo dire sono bravissimi. E spero comunque vivamente che diciamo riesca ad emergere anch'io, però col tempo. Questo viene col tempo e diciamo il rap comunque parte sempre dalla strada, è un messaggio di strada che però diciamo può sfociare anche in vari ambiti classici, infatti molte canzoni, cioè melodici più che altro, infatti molte canzoni diciamo si fondono tra di loro, molti generi si fondono e creano delle canzoni comunque molto orecchiabili, praticamente stiamo parlando di pop e rap, ovvero io e lui. Resto il rap, abbiamo visto anche nei talent show primeggiati questi ultimi anni. Senti Vincenzo, e chiudiamo. Sì. La tua passione, la tua emozione, la tua ambizione a questo punto di ambire dei concerti, no? Dietro ovviamente una formazione, quando sono fondamentali workshop, no? Indottrinarsi di arti, musicalità, avere questa sensibilità soprattutto fuori dal comune. Come dire, c'è tutto un lavoro che ti aspetta, che speri quanto prima di ambire ad avere i propri palcoscenici, no? Sì. Io penso che purtroppo sia indispensabile questo lavoro di workshop da parte di YouTube e questi social network, però spero di ambire a qualcosa di molto più grande che ormai nessun più, le persone sottovalutano ormai, perché pensa tutti quanti a Facebook, YouTube, ma io spero che un giorno riuscirò finalmente ad avere dei concerti tutti miei e poter finalmente esprimere le mie emozioni davanti a tutti quanti e magari sentire anche loro cantare le mie stesse emozioni e magari provarle con me. Questo è il mio obiettivo principale per la musica, per questo che io amo scrivere canzoni prima di tutto, quindi spero che un giorno col tempo riuscirò finalmente a realizzare il mio sogno. Senti ragazzi, la trasmissione che ve lo auguro tanto si chiama I Protagonisti, strimpellando una nota, ovviamente con la vostra interpretazione, appunto proprio di forse, salutandoli, anche cantandoli, come volete. Guardate un po' in camera, vieni di qua. Forse domani saremo diversi, ho sempre gli stessi testardi che lottano per nuovi ideali, ho sempre uguali speranze che sembrano diverse da quelle di ieri. Forse l'amore è un mistero, ma tra tanti forse ce n'è uno vero che sembra voler dirci che non è il momento, che sarà domani o forse chissà ieri. Grazie. Prego. Quando è pronto la invio, va bene? Sì, grazie. Fate buone. Se
se probabilmente potrebbe essere Naomi Campbell. Ah. Potrebbe. Ci siamo? Alma Partenopea inaugura un progetto sociale di valenza culturale, rinverdire i fasti della nostra tradizione classica partenopea. Abbiamo incontrato qui nel parterre un maestro di cultura, di espressione, di libertà interiore che è Italo Palmieri. Ciao direttore, benvenuto. Ciao a te, grazie per essere qui stasera. Allora, questo duo, questo binomio artistico, Gianni Guarascino e Leo D'Angelo, rinverde appunto i fasti di un patrimonio sommo che è la nostra tradizione classica, ma anche, se vuoi pensare, lo stesso Pino Daniele, De Crescenzo, che vengono la nostra cultura in giro per il mondo. E loro ne sono degli interpreti. Ben vengono esempi come questi per far ricordare, no, la nostra genesi qual è. Ma devo dire effettivamente che questi due, non più ragazzini ma neanche troppo anziani, hanno veramente tanto ancora da dire alla musica partenopea. Partono dal classico, ma fanno della tecnicità di Guarracino e della stupenda voce di Leo veramente le loro armi migliori. Poi il loro repertorio è vario, hanno anche delle canzoni proprie molto molto belle, magari, è chiaro, meno conosciute, ma credo che hanno parecchia strada da fare ancora. Il progetto Carpisa, tu sei il direttore sportivo, colui che si occupa soprattutto delle risorse tecniche, no? Parlo anche di talent scout con i tuoi collaboratori. So che stai ripartendo di nuovo un progetto, anche qui vuole rinverdire i fasti, ecco, non so perché la prima che viene in mente, Valeria Pirone, no? Questo progetto della Serie B tenta di portare di nuovo in Serie A il Carpisa con nuovi sodalizi, con nuove partnership. Sì, abbiamo fatto una fusione importante con un'altra squadra napoletana proprio per creare un team molto forte, sempre con Lello Carlino come presidente onorario e Riccardo Guarino, il nuovo presidente effettivo, e la triade si chiude con me nelle vesti di direttore. Il loro parafulmine. Esatto, e anche qui c'è molto vicino, molta comunanza al progetto Alma Partenopea, perché vorremmo mettere su veramente un super team di campane, di napoletane, tant'è vero che dopo domani presenteremo, e tu sei il primo a sapere in anteprima, il nuovo logo che vede la sirena partenope all'interno del nostro scudetto, chiamiamolo così, e soprattutto vede la presenza di un grande della storia del Napoli recente, che è Stefan Spock, che sarà un nostro supervisore tecnico, quindi veramente ne vedremo delle belle, speriamo. E poi sarà anche un portafortuna, se tu pensi che ha riportato il nome della Serie B alla Serie A, cade proprio a fagiolo, no? Come si dice in gergo. E infatti siamo un po' scaramantici, esatto, napoletani, quindi partiremo con questa idea. Abbiamo, nonostante le difficoltà vissute, come tu ben sai, sullo stadio Collana, una storia infinita che non è ancora conclusa, però la presenza di una struttura bellissima a Napoli, quale quella del CUS, dove svilupperemo tutto il nostro progetto tecnico, ci permetterà veramente di fare una vera e propria accademia del calcio femminile in Campania. Speriamo bene, Valeria Rippione, tra l'altro la citata, è pronta a tornare, insomma, speriamo di poter dare qualche annuncio a breve importante. E in questa importanza di fondo si caldeggia da qui a poche ore, a momenti, il genetrio col compleanno della massima autorità, del presidente della Carpisa, Bello Carlino, e ci sono una serie di gag, ma al tempo stesso di tempestosità. Ci sarà anche un parterre dove sarà coinvolto i giorni industriali, la Camera della Moda e le attività manageriali, ovviamente ci sarà anche un parterre artistico di fondo, e chi ne coordina un po' il tutto, ovviamente, non puoi essere che non tu, no? Ma diciamo che stiamo lavorando intorno a questa festa da un po' di settimane, lei lo merita questo, merita veramente di passare una giornata speciale, che noi speriamo di cominciarla proprio la mattina al Gambrinus con questa presentazione e di completarla poi a tarda notte all'Arenile di Bagnoli, dove tu ovviamente sei nostro ospite. Senti, e chiudiamo, sono un bellissimo party che sono da anni che ne curi l'immagine, l'organizzazione, la gestualità e la gestione proprio per intero, no? Il party del Nisi, e ho ricevuto un bel consenso di critica e di pubblico, c'è stato, no? Sì, era la 12ª edizione di Taglio di Luna Piena, un format che ci siamo inventati nel lontano 99, che riproponiamo ogni anno, che segue questa diceria, ma che poi, questa leggenda, questa diceria, ma che poi in effetti c'è anche un po' di verità, che tagliare i capelli durante la luna crescente aiuta a farli diventare più folti. Io mi sono salvato proprio perché li ho tagliati sempre in questo periodo, quindi scherziamo un po' su questo argomento. Abbiamo avuto una bellissima sfilata di moda e tanti associati Dama Club, che sia maschili che femminili, che hanno lavorato. Veramente una serata spettacolare. Dama Club, che è proprio un marchio storico, che mi ricorda un po' il mio passato. Io ti ringrazio e ci vediamo presto al Parco di Lello. Andiamo a sentire, ecco, Leo e Guarracino. Ecco, ciao. Questa signora a livello di ristorazione ci rappresenta nel mondo, non a Napoli, nel mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti voi, grazie per la bella serata, ma grazie soprattutto a Gianni Guarracino e Leo D'Angelo, che sono delle persone che veramente ci danno onore a Napoli. Va bene? Grazie a tutti. Grazie Carmela, e noi grazie Carmela. Thank you.
confonde e nessuno può fermare. Quando passa la mia stona, ogni cosa se ne va. Si non ti ha tolto l'occhio, caso vedi nei pensieri. Se non mi sei studiato, sappiccino come niente. Di non fuma di parola, e promesse sanno niente. Quando immagino che mi dimmi, perché questa vita impara a nascondere sta mare. Oh mare, oh mare, che c'è sta capito. Oh mare, oh mare, è una cosa mia. Sperando a casa le fondi amor, sperando di tirare un nuovo che so, sperando, sperando per sfogare, sperando per campare. Oh mare, oh mare, che c'è sta capito. Oh mare, sicuro non sono io. Sperando a casa le fondi l'acqua, sperando di tirar fuori un po' che so, sperando, sperando per pensare, sperando per Nel simbolo della tradizione culinaria napoletana, questa sera si celebra un binomio artistico che riverdi fasti le nostre tradizioni. Dietro al sommo poeta che è Pino Daniele, in simbiosi con la radice sempre pop ma molto più marcata di De Crescenzo, abbiamo visto nascere il progetto Alma Partenopea. Dietro il chitarrista Gianni Guaracino e il cantante dal timbro graffiante versatile esteso che è Leo D'Angelo. Facciamo un altro, fa passare ragazzi. Nel simbolo della enogastronomia napoletana, Elsi Teresa, dell'executive chef Carmela Abate, questa sera si celebra un progetto di valenza culturale e sociale ambizioso dal nome Alma Partenopea, per conto di due maestri della musicalità, della napoletanità nel mondo, che sono Gianni Guaracino, chitarrista, arrangiatore, compositore, e il cantante Leo D'Angelo, da timbro graffiante, versatile, esteso. Niente, non riesco a parlare. Nel simbolo della enogastronomia napoletana che è Elsi Teresa da oltre un secolo, che è un vero e proprio riferimento di tradizioni culinarie, abbiamo questa sera celebrato noi due protagonisti un binomio artistico eccellente che fonde la radice pop del sommo poeta Pino Daniele con quella più marcata, sempre pop, di De Crescenzo. Loro sono il duo Guaracino, chitarrista, compositore nonché arrangiatore, e il vocalist, il cantante Leo D'Angelo, al timbro graffiante, versatile ed esteso. Li abbiamo incontrati e fammi ripetere, Madonna. Nel simbolo della tradizione culinaria napoletana, Elsi Teresa, dell'executive. Nel simbolo della tradizione culinaria napoletana, Elsi Teresa, struttura valente che sorge da oltre un secolo, vero e proprio riferimento gastronomico dell'entourage napoletano, nonché dei turisti che affollano questa meravigliosa città, che appunto Elsi Teresa, l'executive chef Carmela Abate. Questa sera abbiamo celebrato il duo artistico, il chitarrista Gianni Guaricino, anche compositore e arrangiatore, e il vocalist cantante dal timbro graffiante, versatile ed esteso, Leo D'Angelo, un nuovo progetto di valenza culturale e sociale, il cui compito è quello di veicolare l'arte, la cultura, la tradizione partenopea in giro per il mondo. Stiamo parlando di Alma Partenopea. Via alle immagini! Questa cosa mi ha poi tagliato un po' le gambe, perché dicono non sei, diciamo, non fai parte del sistema e diventi un po' quello outsider che, diciamo, esce dagli schemi, e quindi non va bene così. Quindi alla lunga una nuova esperienza la rifaresti, o hai deciso, come posso dire, per certi versi percorrere la tua strada, quelli che ti sei scelto da più da giovane? Guarda, ti ringrazio anche per quest'altra domanda, perché io, uscito da Uomini e Donne, non ho fatto nessun tipo di provino, proprio per mantenere il mio rapporto e, diciamo, la mia stima per Maria De Filippi. Non ho deciso di svendermi, sai, ad altre televisioni come fanno un po' tutti. Io non faccio come tutti perché ho mantenuto il mio profilo, però di altro canto non escludo la possibilità di partecipare a qualche altro programma televisivo, perché mi piace provare esperienze nuove, mettersi in gioco, e quindi fa parte del mio modo di essere questo. Dai, dalla tua l'età e i colori, esatto. Più inglobi, più puoi trasmettere a te stesso nuove informazioni, devi consolidarti e crescere. E io te lo auguro, la trasmissione si chiama I Protagonisti. I Protagonisti. Ti saluto guardando un po' in camera. E saluto la tua trasmissione dei Protagonisti e mando un bacio caloroso qui dal White Party di Franco Lo Befalo. Ciao. Grazie a te, buona fortuna. Ti serve poi una? Sicuro che c'è. Ci dici tu. Ci siamo?
Non ti vedo, ci siamo? Ok. Summer Party, Robe Flow Management, una presenza sembrava inquietante, molto morbida, delicata, affascinante, quasi soave l'ho trovato stasera. Lui è Matteo Viviani. Ciao innanzitutto. Ah, io? Ecco, sì, tu, sono vero, dimenticato. Sì, sono Matteo. L'unico, stavo pensando di gatto. Coglione senza la giacca bianca, sì lo so, è vero. Però i colori tuoi ormai sono universali, che puoi rappresentarli tutti. Io ho visto recentemente un bel servizio, qua siamo quasi alle 10 del Vesuvio, voi diventiamo un po' più seri. Come mai ti spieghi? La paesaggista e le nostre risorse spesso vengono bistrattate, no? Il luogo di faccendieri o di lobby, come si dice in genere. Perché pensare al contrario sarebbe un'utopia. Purtroppo la realtà ci insegna che vigono esclusivamente gli interessi personali, economici e politici. Lavorare con aggiungere altro? No. Lavorare con il tuo regista, io conosco per rigore la disciplina, no? Quanto è stato difficile creare una sintonia e poi soprattutto stare per esempio sui set a cielo aperto, no? Quanto spesso la gente travisa il vostro operato, la vostra tecnica di intervista, il vostro stile, no? Che spesso sempre rischiate non solo l'incolumità ma anche di essere bistrattati a livello mediatico, no? Vabbè, ma sai, noi sono due domande differenti, nel senso che noi non abbiamo assolutamente uno stampo né di origine cinematografico né se vuoi di origine televisiva da un certo punto di vista né tantomeno da fiction. Noi ci rimettiamo a raccontare la realtà, le cose e tutte le varie inchieste insomma che portiamo avanti con la stessa metodologia di pensiero che una qualsiasi persona adotterebbe. Questo facciamo, siamo molto trasparenti sotto questo punto di vista. Poi tu dici qualcuno critica? Fa parte del gioco, no? Non rispondere? Già risposto con l'espressione. Okay. Ascolta, spesso a lungo andare si rischia poi di diventare un personaggio di nicchia, no? Tanti tuoi colleghi sono riusciti a sdoganarsi, a creare delle rubriche, dei format e forse anche a cambiare la propria tipologia, no? Certo. È anche importante mettersi in gioco, in discussione e soprattutto anche come formamenti, sennò migliora anche la qualità di se stessi, no? Sì, però c'è un problema di fondo. Il problema è che fortunatamente il mio lavoro è un lavoro che dà infinite soddisfazioni e guardandosi attorno onestamente sono pochi i programmi che a mio avviso, perlomeno dall'esterno, potrebbero darmi questo tenore di gratificazione, diciamo. Poi chi lo sa, per il futuro ben venga. Intanto nelle ultime due stagioni ho avuto il piacere di testare anche la conduzione, benché sia, benché vada avanti, e poi chi vivrà vedrà. Grazie al tuo viso, essere ironico, simpatico, squarcia, dietro una semplicità che si rende anche disarmante. E oggi i tempi, soprattutto quelli televisivi, riconosciamo, sono molto stretti, immediati. E questo proprio dietro questo viso che ti rende estremamente gioviale aiuta molto sia il telespettatore e sia soprattutto il tuo ego artistico, no? Ma se i tempi sono stretti perché la società ormai si muove entro tempi molto stretti, è tutto più veloce, sono più veloci i metodi di comunicazione, ci sono gli sms e lo stesso linguaggio cinematografico è diventato molto più serrato e noi semplicemente ci adattiamo. Posso dire che dietro alla tua struttura c'è tanta radio per la fine come base? Non è il mio caso, nel senso che non ho mai avuto piacere di fare radio. Come però lavoro magari anche di dizione, di squarcio con il pubblico, no? Cioè la radio intesa anche come palcoscenico, come anche il teatro. L'interattività è importante, no? Perché oggi si occupa anche di comunicazione. Sì, beh, nella realtà noi abbiamo i più svariati dialetti. Da noi ci sono siciliani, fiorentini, romani, milanesi e chi più ne ha più ne metta. Quindi forse io sono uno di quelli che ha meno accento, che è quello un pochino più neutro, per caso, perché ho fatto per caso, per puro caso. Rende di più, no? Boh, che ne so, è venuta così e io vado avanti. No, ti permette praticamente di non essere troppo dentro a quel tipo di realtà, no? Era questo il senso. Matteo Viviani, per il suo futuro, cosa si augura? Il suo senso di sfida? Quanto alberga e come può rendersi preminente a lungo andare? Lui fa domande che tu arrivi alla metà e pensi, mi sta facendo una supercazzola, però gli dai fiducia e dici vabbè andiamo avanti e alla fine c'è un senso, no? Che va, che dici vabbè allora, però comunque vi dico fai supercazzole. Matteo Viviani nel futuro, che cazzo ne so, adesso vado avanti a fare quello che sto facendo, poi nella realtà, o meglio nei miei sogni onirici, c'è potermi dedicare esclusivamente alla scrittura, nel senso che ho pubblicato il mio primo romanzo nel 2014, adesso vedremo. Magari io te lo un altro. Adesso sei un creativo di fondo. Io me lo auguro. I creativi viaggiano sempre mentalmente. Sì, ma anche fisicamente, cioè col treno, con l'aereo, con la macchina. Allora io sono un creativo della Madonna perché sono sempre in viaggio. Sei un dinamico di fondo, no? E guarda un po', sì. La trasmissione siamo i protagonisti. È bene. Un saluto col tuo stile. Allora, tutti i protagonisti, mi raccomando, siate protagonisti di voi stessi e se possibile protagonisti di qualche truffa, perché alla fine anche noi dobbiamo mangiare. Ma io ti chiedo, da disturbatore, guarda un po' chi ci abbiamo dietro. Lui è mio cugino. Mi presento mio cugino, si chiamava Samantha, poi è stato sottoposto a un'operazione del tutto invasiva che però l'ha trasformata in questo tocco di ragazzo, vedete? Siamo gente moderna. Immagino il suo share internazionale. Sì, non ho capito. Il suo share internazionale. Ah, il share quello da bere. Grazie. È andata così stasera. Grazie caro Iuso. Ci mancherebbe. Ciao. Altro è uno sintetico. Dammelo, ok?
Summer Party, Open Floor Management, abbiamo incontrato l'erede a quest'opera artistica di consulenza che dà rigore, disciplina e maestria lungo tutta la penisola a tutti gli artisti più in auge dello Star System. Innanzitutto ciao Pasquale, è sempre bello convogliare le massime rappresentatività imprenditoriali, la Camera della Moda, i giovani industriali, e poi c'è ormai come questa sera vi sono un parterre fluente di tanti addetti ai lavori. Complimenti, come dire, siete sempre un riferimento emotivo, artistico e manageriale. Grazie mille, no vabbè, noi in pratica ci siamo visti l'ultima volta al compleanno, qualche mese fa, abbiamo riunito un po' di amici, un po' di aziende, perché sai, no, l'estate, cosa c'è più bella dell'estate, no? Quindi tutto in bianco, una location stupenda, una piscina, tanti amici, tante aziende. Alle 15 del Vesuvio, bistrattato che mai come questa sera lo vedo, come posso dire, raggiante e radioso. Ma noi infatti siamo contenti che siamo riusciti proprio a farla qui, che fino a qualche giorno fa giustamente ci sono stati un po' di problemi, le fiamme, il fumo, non si respirava bene. Sono contento anche per questo, che comunque i vigili del fuoco hanno fatto un lavoro immane, e sono contento proprio di averla fatta qui con tutta questa gente, questa struttura bellissima. E poi chiudiamo, il personaggio dell'anno, guarda caso, è appannaggio della vostra agenzia, parlo ovviamente di Francesco Testa. Sì, Francesco attualmente in video, dico proprio attualmente perché stasera seconda sarà in video, quindi sì, l'unica fiction dell'estate, sta andando benissimo e questo è tutto. Il mio augurio è che tu possa prendere quanto prima il comando delle operazioni e soprattutto creare sempre più movimento tra i giovani e convogliarli sempre di più all'arte e alla cultura. Sì, vabbè, i giovani sono la forza primaria, fallo capire a papà però. Perciò te l'ho chiesto. Vabbè, tu arrivi dalle passerelle nazionali, quindi sai, conosci bene oramai lo Star System. Comunque complimenti sempre per tutto quello che fai. Grazie mille. Ok. Summer Party, l'Open Floor Management, abbiamo qui incontrato nel parterre la fashion designer haute couture Giovanna Ercolano. Buonasera. E l'assistente principe Stefania Vespe, ciao e benvenuta. Salve a tutti. Allora, quanti sono importanti questi happening per raccogliere e riunire tutte le maestranze artistiche qui in Campania, come succede in questo caso all'Open Floor? Sono molto importanti perché servono anche per stare insieme e per capire un po' l'importanza tra di noi. Ascolta, siamo alle pendici del Vesuvio, ultimamente questi giorni bistrattato come non mai questa nostra risorsa paesaggistica culturale, no? Quanto è importante sapere proteggere, tutelare e valorizzare il nostro patrimonio? È importantissimo, infatti ben venga le nostre risorse salvaguardate, sì. Giusto? Allora, sì. Io non mi resta altro che dare la linea in compagnia della stilista haute couture e di Stefania Vespe, il mio cordiale saluto e la mia gentile buonanotte. Benvengono questi happening che danno lustro, sfondo, luce, colore, tradizione e struttura al nostro operato intellettivo, artistico e comunicativo, che trionfi sempre la Campania. Via alle immagini! Ci siamo? Summer Party, l'Open Floor Management, abbiamo incontrato una delle sue eccellenze che lo riveste, lo caratterizza e popola appunto questo fashion show. Lì stiamo parlando del brand dell'Epoche, innanzitutto con il suo manager. Ciao, presentati. Ciao a tutti, sono Alessandro Felaco, il fondatore di Epoche Watch, un brand totalmente italiano che mixa quello che è lo stile dell'orologio Casio con una tecnologia ibrida che lo rende a tutti gli effetti uno smartwatch. È un prodotto altamente unico sul mercato che abbiamo portato, siamo felici di aver portato noi e siamo felici di essere lo sponsor di questo stupendo party organizzato da un grande amico che è Franco. Tutti i nostri prodotti, che invito a visualizzare sul nostro sito epochewatch.com, sono dotati di una tecnologia che permette la visualizzazione di notifiche direttamente connesse al nostro smartphone. Grazie. Grazie mille.